L'inverno che fa innamorare. Vivere una giornata sulla neve a Floresta cambierà senza dubbio l'umore di chiunque vive tale esperienza. La candida neve tra le antiche dimore, il sole che riscalda il cammino e l'Etna davanti a noi a guardarci e darci la stessa energia. Benvenuti a Floresta. 1275 metri sul livello del mare. Già durante il viaggio gli assaggi che riempiono occhi e cuori si vedono metro dopo metro. E la nostra avventura è appena iniziata. Giunti a Floresta facciamo ingresso nel paese percorrendo in auto la strada principale. Noi stiamo per arrivare in un'altra zona al quale ammireremo un altro panorama. Un panorama mozzafiato. Quindi restate con noi ancora qualche secondo e poi inizia il vero viaggio. Il viaggio di Onda TV e Bella Sicilia a Floresta, febbraio 2023. Ci fermiamo subito per iniziare la giornata con lo sprint giusto dato da un buon caffè. E subito iniziamo ad ammirare la bellezza. Ed una meravigliosa giornata di sole oggi. Guardate Sua Maestà l'Etna, ammirata da Floresta oggi. Bellezza eterna data da una generosa mano della natura. Ferma e decisa nel voler stupire l'uomo giunto nel comune più alto della Sicilia. Ed iniziamo la passeggiata nei vicoli dove neve, gocce d'acqua che scendono dai tetti e la grande giornata di sole ci accompagna. Vi anticipiamo che al termine della nostra breve ma intensa passeggiata vi sarà una sorpresa, una gustosa sorpresa. E noi continuiamo ad esplorare gli angoli del borgo incontrando gente del luogo che in maniera spontanea ci dice questo. Da un paio d'anni che la neve era molto di meno. Quest'anno è abbondato un pochettino di più. La gente, per quelle che ci stiamo, siamo abituati. Qual è la cosa più bella che trova qui ma non troverebbe in nessun altro paese del mondo? La pace. La tranquillità, perché siamo pochi, essendo pochi ci rispettiamo tutti, non c'è differenza che di persone. Questo silenzio, questa quiete, questa pace, questa tranquillità. A Floresta benissimo, con questa neve siamo a posto, si mangia bene, provole, formaggio, salame, tutto c'è qua, tutto. Tutti ben di Dio, tutto florestano. E passeggiando a Floresta ci è venuto un languorino, quindi abbiamo deciso di fare una colazione speciale. Buongiorno! Buongiorno! E la colazione speciale di oggi cosa vedrà protagonista? Abbiamo il vino, naturalmente, pane, formaggio e salame. Invitiamo tutti a Floresta a godere di questi sapori e vivere la magia della neve? Con la neve il vino scende meglio, quindi venite a Floresta. Ma come si vive a Floresta? Come si affrontano queste rigide giornate d'inverno? Come si fronteggia la neve? Lo chiediamo direttamente al sindaco, che stiamo per incontrare. Sindaco di Floresta, buongiorno!
Adriano, buongiorno. Buongiorno. Piacere di rivederti. Benvenuti a Floresta sulla Neve. Amici di Onda TV e Bella Sicilia, ecco la colazione di oggi a Floresta, nel comune più alto della Sicilia. Vi aspettiamo. Oggi meraviglioso, devo dire, c'è il sole e abbiamo tanta neve, però abbiamo avuto un bel accumulo di neve in questi giorni, un'abbondante nevicata. In questo momento dove ci troviamo? Allora, in questo momento ci troviamo nella piazza centrale del comune di Floresta, e alle mie spalle appunto c'è il comune e questa è la via principale. Ma quest'anno quanta neve ha fatto? Ma diciamo che abbiamo toccato altezze importanti quest'anno, in alcuni tratti era anche oltre un metro, perché poi il vento, diciamo, ha fatto anche la sua parte, accumulando, come avete potuto vedere anche dalle varie foto che girano nei web, diversi accumuli di neve. Come è stata fronteggiata questa nevicata? Ci siamo attivati subito con parecchie pale gommate, almeno 4 erano in giro in tutto il paese, oltre quelli della provincia e oltre diciamo i mezzi dell'ANAS che hanno garantito la viabilità lungo la statale 116. All'inizio non è stato semplice sgomberare la neve dalle strade, perché come ho detto prima il vento ha fatto la sua parte creando questi accumuli di neve importanti che hanno fatto sì che gli operatori hanno impiegato parecchio tempo per appunto liberare strade, però tra venerdì e domenica abbiamo fatto sì che diciamo le strade venissero quantomeno liberate e venisse garantito un minimo di viabilità. Come raggiungere Floresta e perché visitare questo paese? Allora, come raggiungere? La statale 116 collega Floresta a ambo i lati, sia da Ugria che da Randazzo, quindi comunque sia versante catanese che versante messinese è possibile raggiungere Floresta percorrendo la 116. Il motivo di venire a Floresta è il divertimento, il buon cibo, l'aria fresca, la natura, e quindi un motivo in più aggiunto è la neve. Quindi quale occasione migliore per venire, come è successo già domenica con tanti visitatori che appunto cercavano la neve per far trascorrere delle belle ore di divertimento ai propri figli. Noi col parco abbiamo fatto anche una convenzione per Parco dei Nebrodi per avere a disposizione le ciaspole e gli sci, quindi già dalla prossima settimana stiamo cercando di organizzare qualche ciaspolata, qualche evento per appunto far trascorrere un'ora diversa ai turisti che vorranno venirci a trovare. Quindi queste sono delle iniziative importanti che fanno bene al territorio. E non vorremmo mai lasciare Floresta oggi, ma dobbiamo farlo. Arricchiti dalla grande esperienza che abbiamo vissuto e condiviso con tutti voi, non resta altro che salutarvi, condividere il video se vi è piaciuto quello che abbiamo vissuto noi oggi. Naturalmente siete invitati voi in prima persona a vivere tali momenti. Da Adriano Monachino, dalla pagina di Bella Sicilia, dallo staff di Onda TV, un caro saluto a tutti. Continuate a seguirci su Onda TV canale 75 e sulla pagina Facebook di Bella Sicilia per questo e tanto altro.